Per ciò che riguarda la mia squadra, quindi la mia realtà Accademia del Taekwondo, che si è andata alla grandissima. Voglio precisare che Cristian Capone lo abbiamo recuperato dopo un anno di problemi fisici, quindi per noi è semplicemente ritornare sui campi. Lo abbiamo fatto alla grandissima perché Cristian si è permesso il lusso di vincere due incontri alla grande e poi fermarsi, insomma, ai quarti finale, davvero a un passo dal podio. Non ce lo aspettavamo né io né lui perché sapevamo, insomma, le nostre condizioni fisiche e soprattutto anche mentali, perché il ragazzo ha lasciato i campi un anno fa e ha dovuto effettuare un percorso per, insomma, per recuperare degli importanti problemi di salute, come dicevo, quindi è andata alla grande. Per quanto riguarda Erminio, stessa cosa, alla grande perché si è ritrovato al primo incontro il campionissimo Roberto Botta, probabile olimpionico a Tokyo 2020. Erminio è uscito a testa alta affrontandolo a spalle larghe, quindi va bene così, è una grandissima esperienza, si ritorna a casa soddisfatti di quello che abbiamo fatto e soprattutto convinti di quello che è il nostro valore. Appunto, non sono arrivate medaglie, però possiamo dire che questa è la vittoria morale di Cristian Capone. Sicuramente Cristian moralmente ha vinto perché, ripeto, ha dovuto superare una situazione psicologica alquanto importante. Cristian è stato un campionissimo da junior e lo avrebbe sicuramente fatto anche da senior. Ha dimostrato di essere sempre lì fra i migliori atleti e quindi per noi questo è un motivo di grande soddisfazione ed orgoglio. Questi campionati senior possono rappresentare quindi un punto di ripartenza per Cristian Capone. Sicuramente, difatti è ritornato in palestra felicissimo e già carico perché adesso effettueremo un percorso di gare interregionali che lo porteranno a recuperare quella forma persa ed ovviamente insieme ad Erminio e al resto della squadra ricompattare quel gruppo per ritornare sui campi più forti di prima.